Stabilità. L'HRV supera molto bene la prova su asfalto asciutto. La SUV giapponese transita tra i birilli alla velocità limite di 105 km orari, un valore notevole, senza richiedere peraltro mai un impegno eccessivo al collaudatore. Il comportamento all'inizio è neutro per poi diventare progressivamente sottosterzante quando ci si avvicina al limite. L'avantreno conserva comunque sempre una buona direzionalità, nessun problema poi anche nel successivo riallineamento. Affrontando la prova a 110 orari, cioè i soliti 5 km orari in più oltre il limite, il sottosterzo diventa più deciso ed evidente. La Honda HR-V allarga con il muso e finisce per travolgere i birilli. Doppio cambio corsia bagnato. Senza problemi anche qui. L'SP lavora bene, con discrezione, mantenendo l'auto in un leggero ma costante sottosterzo. L'inserimento piuttosto rapido, vista la tipologia di auto, e il rollio ben frenato consentono alla SUV giapponese di affrontare la prova alla velocità limite di 92 km orari, anche qui un buon valore. Facile anche la successiva fase di riallineamento. Andando 5 km orari oltre la velocità limite, il comportamento sostanzialmente rimane lo stesso. HR-V sottosterza con decisione e non riesce più a rimanere tra i birilli.